Con Gianfranco Piemontese oggi parliamo di legalità, non potrebbe essere altrimenti, anche alla luce degli ultimi accadimenti. Ecco, come si fa a gestire una situazione del genere in una città come Foggia? Quella della legalità è una problematica molto difficile. Sicuramente la prima risposta che viene in mente alle persone è quella lì dell'aumento del personale addetto di polizia, che è anche sicuramente una delle tante possibilità. Io invece sono convinto che è molto importante lavorare nella formazione, nell'educazione alla legalità. Sono progetti che ad esempio già esistono all'interno della scuola. E il problema è che cosa succede poi? Che noi abbiamo dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi che crescono con un'idea della legalità e poi magari si ritrovano in una città, ecco, se pensiamo adesso a questo periodo elettorale, in cui prevale il rapporto della ricerca del consenso basato sulla regalia, sul telefonino, sui buoni spesa, e questo svilisce poi di fatto quelle che sono magari le aspettative di un giovane o di una giovane. A parte poi ci sarebbe anche da denunciare il malaffare che purtroppo geografie riconoscibili dappertutto, se vogliamo dire, però ecco, nella nostra città di recente è scoppiato un caso molto particolare, cioè, se noi pensiamo a un responsabile di settore che viene arrestato perché collettore di tangenti sul lavoro, ci rendiamo conto che in questa città magari ci sono imprese, persone oneste che lavorano e fanno il loro mestiere e che purtroppo poi ci sono quelli che per poter lavorare hanno dovuto pagare questa vera e propria estorsione. Quindi si crea un brutto connubio tra la gestione della cosa pubblica, cioè questi tecnici, queste figure di apicali del comune, con il mondo del lavoro. Quindi diciamo, dal punto di vista operativo, il comune, in questo caso Foggia a Sinistra, l'istituzione comune, come può entrare nella vita pubblica appunto dei cittadini e quindi fare la legalità? Allora, potenziando i discorsi che sono stati già posti in essere ad esempio dall'assessore Arcuri, perché bisogna dare atto anche a quello che è stato fatto nell'amministrazione precedente, almeno per quanto riguarda questa questione, l'assessore Arcuri e i progetti di legalità, ma sicuramente ecco, nel momento in cui si rendono più chiare e trasparenti le pratiche degli appalti e le procedure di assegnazione dei lavori e anche quello che notoriamente viene passato come gli affidamenti a intuitum persone, cioè praticamente affidamenti diretti che un dirigente fa a delle imprese o dei tecnici, ci rendiamo conto che devono essere chiare, che i curriculum o anche la documentazione di chi ottiene questi incarichi diretti siano rispondenti al vero e non siano solo delle faffule. Ultimissima domanda, Foggia Sinistra è insomma l'ultima arrivata dal punto di vista delle candidature, se vogliamo. Ecco, i cittadini foggiani, davvero diciamo di sinistra, si stanno ritrovando, secondo il suo parere, a questo punto del percorso, si stanno ritrovando sotto questa nuova sigla, chiamiamola così? Beh, io mi auguro proprio di sì, e non è una questione di presunzione, perché questa lista raccoglie la partecipazione di Sinistra Ecologia Libertari, Fondazione Comunista, gruppi di ex iscritti al PD, ma anche esponenti del volontariato, dell'ambientalismo, quindi ci rendiamo conto che siamo a ricostruire un qualcosa di diverso che serve ed è, siamo diciamo, sulla falsa riga, se vogliamo, della stessa operazione che si è compiuta con l'altra Europa, Tsipras e l'altra Europa, cioè la sinistra ha necessità di ritrovarsi, di rivedersi e di iniziare un nuovo cammino, perché questi 20 anni sono 20 anni in cui la cultura politica ha subito una lobotomizzazione da parte anche di questo modo di fare politica, diciamo del liberismo, di un certo liberismo d'avanspettacolo, spettacolo, lo direi, che si è unito poi al liberismo vero e proprio, che ha danneggiato e ci ha posto ai margini della gestione.